un convegno a Cortona che ha avuto grande partecipazione, al centro i temi che riguardano l'Europa, del resto lei sta correndo per riportare, come ha detto, proprio anche l'Italia, l'italianità, la toscanità a Bruxelles. Un ringraziamento particolare ai tanti cittadini cortonesi, al sindaco Luciano Meoni, al consigliere Casucci e all'onorevole Nisini che oggi sono venuti qui a parlare di Europa, ma anche di territorio, di come l'interazione tra i territori e l'Europa sia sempre più importante per costruire veramente un'Europa più giusta. Abbiamo parlato di questioni che riguardano l'immigrazione, l'ambiente, le recenti alluvioni che ci sono state in Toscana e che hanno flagellato la Toscana. Io ho chiesto all'Europa un intervento per attivare il Fondo di Solidarietà Europeo e dare soldi alla Toscana, come è successo per l'Emilia Romagna, per aiutare le tante famiglie e tante imprese che sono rimaste alluvionate. C'è tanto da fare in Toscana, sono fiera di rappresentare come unica rappresentante di centrodestra toscana l'Italia a Bruxelles e ringrazio tutti i cittadini di Cortona perché ogni volta mi dimostrano un grandissimo affetto. Un convegno partecipato dove sono venuti fuori, partendo dall'Europa, dei temi che interessano anche la nostra Toscana e anche la nostra provincia, il nostro territorio. Era lo scopo di questo convegno. Credo che sia doveroso per un politico correre quando lo chiama un cittadino. E è un nostro obiettivo quello di essere concreti e di essere utili per le richieste dei cittadini. Il nostro territorio risente ancora purtroppo di una serie di problematiche che lo affliggono e che noi dobbiamo cercare di risolvere.